Allora, procediamo anche oltre. Dunque, un webinar non può essere improvvisato. Vorreste voi essere dalla parte di quello che sta tatuando? Io non credo. Soprattutto, vorreste essere dalla parte di quello che c'è in mano il foglio? Nessuno dei due. Eppure, moltissima gente improvvisa i webinar. E guardate che tutto il nostro lavoro sul libro è nato dalla presenza in un webinar assurdo in cui ci siamo detti: ma come cavolo l'ha organizzato questo webinar? Non poteva fare altre cose. Allora io e Fabio ci siamo detti: ma senti, ma perché non mettiamo giù la nostra esperienza nero su bianco? E allora l'abbiamo buttata giù. È nato tutto da un webinar fatto male in cui noi non c'eravamo, eravamo spettatori. Era un sabato mattina, era un argomento interessante, però era improvvisato. Ora, ecco, questo non si può fare, cioè improvvisare un webinar è dannosissimo, soprattutto se le cose vi sono andate bene nella raccolta delle presenze, cioè se avete tanta gente che vi guarda. Improvvisarlo quando avete tanti spettatori è un casino. Se sei in 5 o 6, vabbè, dai, magari qualcuno se ne dimentica. Se sei in 100, 200, 300 è un casino, ok? Quindi il webinar non si può assolutamente improvvisare. Abbiamo una nuova fan, Simona Mondelli. Ora, perché questo, Fabio? Perché non è per tutti? Per molti, non per tutti e per tutto. Mi sono distratto un attimo. È colpa della mia. Allora, dunque, fondamentalmente noi abbiamo fatto webinar di tutti i tipi, su tutti gli argomenti, con tutti i target, su tutto. E lo vedete che comunque continuiamo a divertirci. E perché proprio ci stuzzichiamo, ci divertiamo, ci passiamo la palla, poi noi lavoriamo molto insieme tutti i giorni, anche se siamo agli antipodi dell'Italia, perché io sono da Milano. Esatto, quindi Lombardia e Sicilia, no? Proprio messi agli antipodi. E, no, va bene per moltissime cose, va bene per tantissimi argomenti, per la maggior parte degli argomenti di cui le persone sono esperte, anzi noi invitiamo continuamente le persone a proporre webinar gratuiti. E quindi se vi interessa, con noi lì potete organizzare, sperimentare, vedere un po' come funziona anche dall'altra parte, cioè stare da questo lato qui, quindi presentare. Infine arriviamo all'ultimissimo punto, quindi posso usarlo? La risposta è assolutamente sì, cioè chiunque volendo, con una giusta preparazione, con un giusto percorso, può utilizzare il webinar come strumento. Per far cosa? Beh, sicuramente per formare. Se tra di voi c'è qualcuno che si occupa di formazione, formatori, consulenti o cose di questo tipo, fatevi vivi in chat, vediamo un po'. Sì, alcuni, ok, Tiziana, Daniele, Anna, Giuseppe, Susanna, guarda qua, tutti, Lavia, Paolo, Paolo Ghemo, beh, chiaro, Cristiana, ovvio, Roberto, guarda, tutti, perfetto, ecco. Ora, immaginate di poterlo fare comodamente direttamente dal vostro ufficio, dalla vostra casa, senza spostare colleghi o comunque per fare delle cose molto molto ecco, che okay, chiedo scusa. Allora, voi per che cosa lo utilizzereste il webinar? Proprio fate l'esempio concreto nella vostra realtà, insomma, quotidiana.